Ciao! Buona lezione di Pilates a tutte, stasera lezione di Pilates a corpo libero. Partiamo con le gambe divaricate aperte contro le spalle, attiviamo bene l'addome, allunghiamo bene la colonna verso l'alto e lasciamo le braccia morbide e rilassate lungo il corpo. Impostiamo le spalle in asse, avviciniamo leggermente le scapole e teniamo il mento sollevato con lo sguardo bene in avanti. Di qui iniziamo con solo dei bei respiri. Inspiriamo profondo e ampio aria dentro dal naso. Soffiamo e svuotiamo bene fuori l'aria dalla bocca. Molto bene. Continua con solo dei bei respiri. Quando inspiri espandi bene il torace. E quando espiri vai a percepire l'addome che leggermente si contrae. Ora concentrati esclusivamente sulla tua lezione di Pilates cercando di liberare la mente da tutto il resto della tua giornata. E continua ancora per due respiri profondi. Inspira profonda aria dentro dal naso ed espira profonda aria fuori dalla bocca. Ancora per una volta inspira ed espira. Benissimo, lascia la colonna ben distesa che spinge verso l'alto, attiva bene l'addome. Ora lentamente accompagna giù il mento verso lo sterno. Ruota e accompagna l'orecchia destra verso la spalla destra. Poi fai scivolare bene indietro la testa fino dove arrivi senza sforzare. Accompagna l'orecchia sinistra verso la spalla sinistra e poi porta giù il mento verso lo sterno. Uguale dall'altra parte, orecchia sinistra, spalla sinistra, lascia scivolare la testa indietro, pesante, senza sforzare, fino ad arrivare orecchia destra, spalla destra, e poi porta leggermente verso lo sterno. Solleva il mento, guarda bene davanti a te, sposta l'attenzione sulle spalle, circonduzione con le spalle, senza dare sbalzi alla schiena. Uguale dall'altra parte. Varca leggermente di più le gambe, piega leggermente di più le ginocchia, appoggia le mani ai fianchi, non collassare in avanti col busto, allunga sempre bene la colonna verso l'alto, retronta versione del bacino, cercando di creare quel movimento più possibile fluido e naturale senza sforzarlo, senza spingere, cercando di accompagnare quel movimento con il respiro, ognuna nel suo tempo. Tieni le spalle aperte, senti le scapole che si avvicinano, tieni il mento sollevato con lo sguardo dritto davanti a te. Benissimo, ora con il bacino disegna dei cerchi senza spingere con le gambe. Movimento piccolo, fluido, più rotondo possibile, cercando di percepire da quel movimento una sensazione di rilassamento sulla fascia lombare. E poi cambia anche dall'altra parte. Con la sala in avanti con le spalle. Senti le scapole che si avvicinano. Molto bene. Ora unisci i piedi, le gambe, solleva il tallone destro e senza collassare sul fianco della gamba sinistra. Circonduzione con la caviglia. Sempre col piede destro, solo dall'altra parte. Appoggia il tallone destro, solleva il sinistro, circonduzione. Caviglia, non collassare sul fianco della gamba destra, spingila bene verso il soffitto e poi cambia anche dall'altra parte. Benissimo, tieni i piedi appoggiati, le gambe unite, lascia di nuovo scivolare le braccia morbide lungo il corpo, le spalle aperte, le scapole vicine, inspira profondo aria dentro dal naso, il soffio dell'aria. Curva la colonna cervicale, porta il mento verso lo sterno, curva la parte più alta della schiena, scava dentro l'addome. Curva la parte più centrale della schiena, vai giù col busto cercando di avvicinare le mani ai piedi ma senza preoccuparti di toccarli. Non molleggiare col busto, quando hai raggiunto il tuo massimo rimani lì con la testa pesante verso il tappeto e con le braccia penzoloni e rimani lì per dei bei respiri. Cercando di percepire da quel respiro una sensazione di rilassamento sulla fascia lombare. Spingi bene su i glutei verso il soffitto e rimani lì
Continua ancora con qualche respiro. Ora inspira e lo soffio dell'aria srotola la colonna vertebra dopo vertebra, solleva prima la parte più bassa della schiena, scava in dentro l'addome snocciolando la colonna, solleva la parte più centrale, la punta delle scapole, le scapole, le spalle, il collo, ultimo a salire il mento. Apri bene le spalle, senti le scapole che si avvicinano, inspira e poi al soffio dell'aria di nuovo curva la colonna cervicale, porta il mento verso lo sterno, curva la parte più alta della schiena, la parte più centrale, scava in dentro l'addome, spinge bene la bassa schiena verso il soffitto, vai giù con il busto, avvicina le mani ai piedi senza preoccuparti di toccarli, poi rimani lì senza molleggiare, cercando di spingere bene i glutei verso il soffitto. Rimani lì per qualche respiro, cercando di percepire da quel respiro una sensazione di rilassamento sulla parte più bassa della schiena. Lo sguardo verso le ginocchia, la testa è pesante verso il tappeto. Ora inspira ed espirando srotola la colonna vertebra dopo vertebra, solleva prima la parte più bassa della schiena, poi la parte più centrale, la punta delle scapole, le spalle, il collo, ultimo a salire il mento. Apri bene le spalle quando sei su, divarica le gambe ruotando la punta dei piedi verso l'esterno e piega leggermente le gambe. Attiva bene l'addome, allunga bene la colonna verso l'alto, porta le spalle ben aperte in aste, il mento è sollevato dallo sterno, lo sguardo dritto davanti a te. Apri le braccia verso l'esterno con i palmi delle mani in avanti, inspira, al soffio dell'aria fletti il busto lateralmente verso destra senza muovere il bacino che rimane fermo al centro. Cerca di portare le braccia e le spalle in asse, cercando di disegnare una bella linea che parte dalle dita delle mani sinistra, scende giù, prende il gomito, la spalla, l'altra spalla, l'altro gomito, le dita delle mani destra che invece tirano verso il tappeto. Non ruotare in avanti. Inspira, al soffio dell'aria ritorna al centro, il bacino fermo e immobile. Inspira, cambia dall'altra parte. La flessione laterale, non ruotare in avanti, disegna una bella linea con le braccia, non lasciar cadere pesante la testa verso il tappeto, inspira ed espirando ritorna ancora per due volte, inspira, espira, allunga, attiva bene i glutei, attiva bene l'addome, non collassare sul fianco destro, spingilo bene verso il soffitto, inspira ed espirando ritorna, inspira, flessione del busto, verso sinistra, non collassare sul fianco sinistro, spingilo bene verso l'alto, inspira ed espirando ritorna. Benissimo, ora ci mettiamo sul tappeto in modo da avere dello spazio davanti a noi, teniamo le gambe divaricate, aperte più o meno quanto le spalle, teniamo lo sguardo in avanti, le spalle aperte, i piedi ben saldi sul tappeto cercando di distribuire bene il peso del nostro corpo, di non sentirlo solo sull'avampiede e neanche troppo sul tallone. Inspirando solleva le braccia verso il soffitto, poi al soffio dell'aria fletti il busto cercando la diagonale in avanti e verso l'alto, cerca di andare subito in retroversione del bacino per appiattire la bassa schiena e per allungare bene la muscolatura. Continua la flessione e cerca di portare il busto e le braccia parallele al pavimento. La schiena piatta e liscia come un asse da stiro, il mento sollevato. Continua, cerca la diagonale in avanti e verso il basso, i talloni sono appoggiati. Quando puoi, appoggia i palmi delle mani sul tappeto disegnando con il tuo corpo una bella V. Non collassare sulle braccia, tira bene indietro le spalle, infila la testa tra le braccia. Con lo sguardo cerca le ginocchia, lascia i talloni incollati al tappeto. Spingi bene i glutei e il coccige su verso il soffitto, cercando di appiattire bene la schiena, cerca di portare bene l'ombelico verso le gambe. Inspira, espirando, avvicina le mani ai piedi e poi srotola la colonna e sali. Lento, senza fretta di salire. Lascia le gambe aperte quanto le spalle, di nuovo inspira, solleva le braccia verso l'alto allontanando le spalle dalle orecchie.
Usa l'espirazione per flettere il busto senza fretta, cerca la diagonale in avanti verso l'alto, porta il busto e le braccia parallele al pavimento, tira indietro le spalle e cerca la diagonale in avanti verso il basso. Vai giù fin dove arrivi, se ti serve piega le ginocchia, appoggia le mani sul tappeto. Disegna una bella V con tutto il tuo corpo, tira indietro le spalle, la testa tra le braccia, i glutei spingono bene verso il soffitto. La schiena è più piatta possibile. Ora ti inspira, solleva i talloni dal tappeto. Ed espirando vai a riappoggiarli e schiacciarli bene sul tappeto. Inspira, solleva. Espira, ritorna. Inspira, solleva. Espira, ritorna. Ancora uno. Inspira, solleva. Espira, ritorna. Ora prima inspira, poi espira, avvicina le mani ai piedi lentamente sdrobbiamo la colonna e sali. Lo facciamo per l'ultima volta e poi ci spostiamo in quadrupedia. Prepara, spalle aperte, scapole vicine, petto sollevato, inspira, solleva le braccia verso il soffitto. Al soffio dell'aria con un movimento fluido, fletti il busto in avanti. Senza fretta, spingi bene l'addome contro la schiena. Cerca l'appoggio delle mani sul tappeto, cercando di disegnare una bella V con tutto il tuo corpo. Ora inspira, solleva i talloni. Espira, ritorna. Inspira, solleva i talloni. Espira, ritorna. Ancora una volta, inspira, solleva. Ed espira, ritorna. Ora prendi bene aria dentro dal naso, il soffio dell'aria. Piega le gambe, appoggia le ginocchia sul tappeto, preparati per la posizione quadrupedia. Quindi le mani sono sotto le spalle e le braccia sono belle attive, non collasso sui polsi, le braccia mi spingono verso l'alto, attenzione alle spalle, non salgono verso il soffitto, ma spingono verso il basso con le scapole che si avvicinano. Le ginocchia sono perpendicolari ai fianchi e i talloni sono in linea alle ginocchia. Partiamo con la schiena piatta e liscia, come un asse da stiro, il mento sollevato, non far cadere pesante la testa verso il tappeto e neanche non guardare davanti a te per non sollecitare la colonna cervicale. Di qui la retroattiva versione del bacino. Anche qui cerca di eseguire il movimento il più possibile fluido e naturale senza sforzarlo e cerca di percepire una sensazione di rilassamento da quel movimento continuo. Faccio solo entrare qualcuno che si è collegato, perfetto. Benissimo, l'entrata versione del bacino accompagna bene quel movimento con il respiro. Molto bene, ora rimaniamo in appoggio sulle ginocchia ma andiamo a cercare l'appoggio dell'avambraccio. Appoggiamo l'avambraccio destro e sinistro sul tappeto posizionando il gomito proprio sotto la spalla. La mano ben aperta, appoggiata sul tappeto, lo sguardo verso il basso, il mento sollevato dallo sterno, la colonna cervicale mi raccomando bella distesa. Immobilizziamo bene il bacino attivando bene l'addome e gli glutei. Ora inspira, al soffio dell'aria, porta il ginocchio verso il petto. Di lì, inspira, al soffio dell'aria, ti stendi la gamba verso dietro. Senza portarla troppo verso il soffitto, per non andare a sollecitare la fascia lombare, la porti in linea al gluteo, allungando bene il collo del piede. Fai attenzione a non collassare sul fianco della gamba che hai lasciato in appoggio, a non scivolare verso l'esterno, ma spingere il fianco della gamba fino in appoggio bene verso l'alto. La retroversione del bacino attiva bene i glutei, attiva bene l'addome, lo facciamo insieme. Inspira, espira, porta il ginocchio al petto. Inspira, espira, porta la gamba verso dietro. Inspira, espira, porta il ginocchio al petto. Inspira, espira, porta la gamba verso dietro. Inspira, espira, avvicina, non collassare sul fianco della gamba che hai lasciato in appoggio. Cerca di non muovere il bacino e non dare sbalzo alla schiena. Ancora due, espira. Ancora uno, espira.
Respira, rimani, piccola insistenza, aspirando senza muovere l'addome e il busto, eh? Il bacino fermo e immobile, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani e ritorna, appoggia il ginocchio sotto il fianco, prepara l'altra gamba, spalle aperte, scapole vicine, mento sollevato, inspira, espirando porto il ginocchio al petto, inspira, al soffio dell'aria porta la gamba distesa verso dietro senza muovere il bacino, senza collassare sul fianco della gamba, qui in appoggio lo spingo bene verso l'alto, inspiro, espiro, porto il ginocchio al petto, inspiro, espiro, porto verso dietro, inspiro, espiro, ginocchio al petto, inspiro, espiro verso dietro, allunga bene il collo del piede, inspira, fermo, immobile col bacino, espira, ancora tre, usa l'espirazione per eseguire il movimento, carica bene l'aria prima di partire, ancora, ed espirando accompagno, primo inspiro, espiro vicino, primo inspiro, ed espirando accompagno, rimango senza dare spazio alla schiena, piccola insistenza, espirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani, e ritorna, divarica le ginocchia, unisci i talloni, scivola indietro con il bacino, se puoi appoggia i glutei sui talloni, comunque comprimi bene verso i talloni, accompagna in avanti il busto, se puoi appoggia la fronte sul tappeto, porta bene indietro le spalle, rimani lì per tre bei respiri. Ancora due. Ancora uno. Benissimo. Ritorna sull'appoggio dell'avambraccio. Gomiti sotto le spalle, spalle aperte, scapole vicine, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, le ginocchia sono sotto i fianchi, i talloni meno le ginocchia. Inspiro, al soffio dell'aria, sollevo la gamba destra verso l'esterno, senza collassare sul fianco sinistro, lo spingo bene verso l'alto, inspiro ed espirando ritorna. Guarda verso il basso per non sollecitare la colonna cervicale. Inspira, espira, solleva il ginocchio destro verso il soffitto, spingi bene sul fianco della gamba sinistra, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, solleva, inspira, distribuisci bene il peso del corpo sulle braccia, sulla gamba che hai lasciato in appoggio, usa bene l'addome, fermo, immobile con il bacino, ancora due, e ritorno, ancora uno, e ritorno, benissimo, cambia gamba, immobile il tuo bacino, addome profondo, glutei attivi, inspira, espira, solleva il ginocchio sinistro, spingi bene sul fianco della gamba destra verso il soffitto e ritorna, inspira, espira, sali, inspira, espira, scendi, inspira, espira, sali, inspira, espira, scendi, inspira, espira, sali, inspira, espira, scendi, ancora due, fuori in aria, prima inspira, espirando ritorna, ancora uno, fuori l'aria e ritorna, molto bene, divarca le ginocchia, scivola indietro con i glutei, cerca di spingere bene verso i talloni, porta in avanti le braccia, se puoi appoggia la fronte sul tappeto, tira bene indietro le spalle, e rimani lì per qualche respiro. Benissimo. Ci rilassiamo e appoggiamo bene le mani sotto le spalle. Spalle aperte, scapole vicine, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, appoggio le dita dei piedi. Inspirando, sollevo le ginocchia e vado a creare una bella linea senza portare su i glutei verso il soffitto e senza far scivolare la pancia verso il tappeto andando a sollecitare la schiena. Le spalle spingono verso il basso, le braccia spingono verso l'alto e le scapole sono vicine.
lo sguardo verso il basso e la colonna cervicale distesa. Al soffio dell'aria sollevo la gamba destra in linea gluteo. Inspiro, appoggio e ritorno, appoggio le ginocchia. Inspiro, sollevo, espiro, sollevo la gamba sinistra. Inspiro, appoggio ed espirando, ritorno. Mi raccomando, quando ti sollevi, distenditi bene. Allungati il più possibile. Retroversione del bacino per non collassare con la pancia verso il tappeto. Distendo bene le ginocchia e distribuisco bene il peso del mio corpo sulle braccia. Uso l'addome sulle gambe. Cerco di stare il più fermo possibile e di concentrare il movimento solo quando sollevo la gamba. Lo facciamo insieme. Guarda verso il basso, mento sollevato, spalle aperte, scapole vicine. Inspira. Solleva le ginocchia, distendile, allungati. Retroversione del bacino. Spalle aperte, scapole che si avvicinano. Espira, solleva la gamba destra. Inspira, appoggia. Espira, ritorna. Cambia. Solleva le ginocchia. Solleva la gamba sinistra senza ruotare col bacino, eh? Appoggia e ritorna. Il bacino come prima rimane fermo e immobile. Ancora. Inspira. Solleva, espira, solleva la gamba, inspira, appoggia, espira, con controllo senza collassare sul tappeto, senza fretta, inspira, solleva, espira, allunga, inspira, appoggia, espira, ritorna, ancora due, allunga, appoggia, ritorna, ancora uno, leva, appoggia, ritorna, molto bene, divargo le ginocchia, scivola indietro, se poi appoggia i glutei sui talloni, porta in avanti il busto, se poi appoggia la fronte sul tappeto, lascia andare il tuo respiro, porta indietro le spalle, solleva le mani, muovi bene le dita delle mani come se stessi salutando qualcuno, muovi anche bene il pollice. Ok, ora c'è condizione di riporsi le mie mani. La fronte rimane sempre appoggiata anche dall'altra parte. Benissimo, appoggiamo le mani vicino alle ginocchia usando le braccia, veniamo su col busto e ci sediamo. Bene, ci sediamo in posizione sirenetta. Pieghiamo la gamba destra davanti e la sinistra dietro. Cercando di non sollevare troppo il gluteo dal tappeto, ma di comprimerlo verso il tappeto per quanto riusciamo. Allineando così i fianchi, allunghiamo bene la colonna verso l'alto, attivando bene l'addome, apriamo le braccia verso l'esterno. Se proprio non riesco a mantenere questa posizione, non c'è nessun problema, eseguo l'esercizio portando le gambe in avanti, appoggiando le caviglie sul tappeto e lasciando le gambe leggermente piegate. Anche qui attivo bene l'addome, quindi vado a percepire l'appoggio degli ischi sul tappeto in modo dei glutei spiaccicati, spingo la colonna verso l'alto e poi eseguo lo stesso esercizio preparando le braccia estese verso l'esterno. Lo facciamo insieme. Inspira, soffio dell'aria, appoggio la mano destra sul tappeto, fletto il busto lateralmente verso destra senza collassare sul fianco destro, il fianco destro spinge verso l'alto. Piego il braccio destro, porto giù la spalla destra, mi allungo e rimango. Schiaccio bene il gluteo sinistro giù sul tappeto. Inspiro ed espirando ritorno. Uguale dall'altra parte, inspira, soffio dell'aria. Solleva il braccio, piega il braccio sinistro, allunga bene il fianco sinistro. Prima di collassare il addosso, allunga bene il fianco destro. Inspira ed espirando ritorna. Inspira, spingi il fianco destro verso l'alto prima e poi fletti. Allunga bene il fianco sinistro, comprimi bene il gluteo sinistro sul tappeto. Inspira ed espirando ritorna. Inspira dall'altra parte, non collassare sul fianco sinistro, spingilo verso l'alto, allunga bene il fianco destro. Inspira, espira, ritorna. Immagina di dover disegnare con il braccio un bel arcobaleno grande, 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 grande.
inspira e espira, ritorna. Uno anche dall'altra parte, inspira e espira, grande, 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 inspira ed espirando ritorna. Molto bene. Portiamo i piedi in avanti, uniamo le gambe e appoggiamo le mani sotto le ginocchia. Apriamo bene i gomiti, su col mento, allunghiamo bene la colonna verso l'alto. Inspiro, soffio dell'aria, scivoliamo verso dietro andando a spostare l'appoggio del nostro corpo sopra gli ischi e solleviamo una gamba distesa verso il soffitto, distesa per quanto riusciamo. Inspiro ed espirando ritorno, i gomiti rimangono aperti, inspira, cambia dall'altra parte. Ricordati che scivoli verso dietro ma non collassi verso dietro, l'addome attivo, la colonna spinge sempre verso l'alto. E ritorno, inspira, soffio dell'aria, sposto il peso del corpo, sollevo la gamba, inspiro ed espiro, ritorno. Ancora una volta, inspira, solleva fuori l'aria, tieni il mento sollevato, tieni i gomiti aperti. Ora se puoi, al soffio dell'aria, vai indietro, sollevi tutte e due le gambe. Se non riesci, perdi la postura, non importa, continui sollevando, alternando una gamba e poi l'altra. Prepara, ischi appoggiati, non i glutei spiaccicati, allungo la colonna verso l'alto, mento sollevato, gomiti aperti, inspira, al soffio dell'aria sposto il peso del corpo verso dietro, chiudo bene l'addome, sollevo le gambe, rimango, inspiro ed espirando ritorno. Inspiro, soffio dell'aria, sposto il peso del corpo proprio sopra gli ischi, sento il coccige appoggiato, distendo le gambe, apro bene i gomiti, su col mento, inspiro ed espirando ritorno. Lo faccio ancora per una volta, inspira, mento sollevato, lo sguardo in avanti, i gomiti aperti, stringi bene con l'addome, stringi bene una gamba verso l'altra, bla. E poi ritorno, ultimissimo, inspira, espira, rimani fuori l'aria, inspira, espira, ritorna. Bene, ora ci risediamo serenamente cambiando la posizione delle gambe, portiamo la sinistra avanti e la destra dietro. Anche qui andiamo a cercare il più possibile l'appoggio dei due glutei sul tappeto, quindi spingiamo bene anche il destro. Attiviamo l'addome, allunghiamo la colonna verso l'alto, spalle aperte su col mento, braccia aperte verso l'esterno. Inspiro, soffio dell'aria, fletto il busto verso sinistra, disegno un bel arcobaleno con il braccio, non collasso sul fianco sinistro. Inspiro ed espirando ritorno, immagino di avere due bei ventagli sui fianchi. Inspira, al soffio dell'aria, in questo caso il ventaglio sul fianco destro si chiude, quello sul fianco sinistro si apre più che puoi. Inspira ed espirando ritorna, inspira, espira, allunga, 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 inspira, espira, ritorna, non collassare in avanti, tieni le spalle in asta e tieni le scapole vicine, fuori l'aria, inspira, ritorna ancora per due volte, fuori l'aria, allunga, inspira, espira, ritorna, attenzione alla spalla, non farla salire, vai, fuori l'aria, allunga, e poi ritorna, molto bene. Ci sediamo con le gambe distese davanti a noi. Stringiamo bene una gamba verso l'altra, abbracciando bene la linea media. E portiamo bene la punta dei piedi verso di noi e i talloni bene in avanti, come se volessimo sfilarli dalla gamba, andando a percepire il calore muscolare sul polpaccio. Andiamo a percepire l'appoggio degli ischi, non dei glutei spiaccicati, quindi abbiamo l'addome attivo, quindi abbiamo la colonna che spinge bene verso l'alto. In linea alle spalle portiamo le braccia, tiriamo indietro le spalle, avviciniamo le scapole, su con il mento. Inspira, soffio dell'aria. Scava dentro l'addome, srotola la colonna vertebra dopo vertebra sul tappeto, appoggiando prima la parte più bassa della schiena, poi la parte più bassa e centrale, appoggio la punta delle scapole, sono ancora sollevate, poi appoggio le scapole, le spalle e la testa. Vado indietro con le braccia, senza darmi nessuno slancio con le braccia, inspiro ed espirando sollevo le braccia, sollevo la testa, sollevo le spalle, le scapole, vengo su senza sollevare i piedi dal tappeto. Come sempre vi ricordo che possiamo eseguire l'esercizio afferrando con le
mani, le cosce, sia per scendere, per aiutarci a non collassare sul tappeto, e poi anche per salire quando non riusciamo a salire. Appoggiamo le mani sulla parte posteriore delle cosce, possiamo appoggiare anche i gomiti e saliamo chiedendo aiuto alle braccia, ma senza andare a spingere la schiena con la schiena. Quindi non faccio questo perché perdo la postura, perdo il controllo e non fa bene. Dobbiamo avere il controllo, dobbiamo attivare bene l'addome, sentire bene il lavoro, piuttosto che diamo aiuto alle braccia. Lo facciamo insieme. Inspiro, cresco verso il soffitto, il soffio dell'aria, scavo dentro l'addome e vertebra dopo vertebra. Appoggio la colonna sul tappeto, prima la parte più bassa della schiena, poi la parte più centrale, la punta delle scapole, le spalle e la testa. Punta dei piedi sempre verso di te, qui lascia pure la colonna in posizione neutra, non ti preoccupare. Inspira ed espirando solleva le braccia, solleva la testa, le spalle, le scapole, sali senza sollevare i piedi, senti bene l'addome attivo e vieni su. Prima di scendere inspira, poi il soffio dell'aria scava dentro l'addome. Srotola la colonna, snocciola la colonna vertebra dopo vertebra, appoggiala sul tappeto, prima la parte più bassa, la parte più centrale, la punta delle scapole, le scapole. La testa porta indietro le braccia, piedi a martello, gambe che stringono una verso l'altra, soffio dell'aria, salgo con le braccia, salgo con la testa, salgo con le spalle. Ancora per una volta, inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Benissimo. Ora ci accomodiamo, senza collassare, sul fianco destro. Distendiamo il fianco destro sul tappeto, distendiamo il braccio destro sul tappeto. Il braccio destro lo distendiamo leggermente in diagonale verso avanti, ok? Non proprio sopra la spalla. Usiamo la mano sinistra per spostare bene in avanti il braccio, sentendo la spalla che scivola verso avanti, in modo da non comprimerla quando appoggiamo la testa. Molto bene. Appoggiamo la mano sinistra davanti al petto e attiviamo subito l'addome e il fianco, quindi il fianco destro non collassa sul tappeto, ma spingo bene il fianco verso l'alto, come se volessi creare uno spazio tra il fianco e il tappeto. Distendo le gambe, sono appoggiate una sull'altra e le porto leggermente in avanti, cercando più o meno la diagonale sul tappeto, questo per appiattire la fascia lombare. Benissimo, ora inspirando sollevo la gamba sinistra verso il soffitto senza cercare troppa ampiezza, non questo, ma solo in linea al fianco, cercando di ruotare la punta del piede verso il tappeto. Espirando ritorno. Benissimo, fianco che spinge verso l'alto, addome attivo, glutei attivi, inspiro sollevo, espiro ritorno, inspiro sollevo, espiro ritorno, punta del piede verso il tappeto e ritorno. Ancora due, e ritorno, ancora uno, rimani con la gamba sollevata, giù la punta del piede sul tallone, piccola insistenza, espirando, uno, due, tre, non rimbalzare sul busto, cinque, sei, sette, rimani, spingi bene sul fianco destro, ora inspira, soffio dell'aria, porta il ginocchio sinistro davanti al petto a toccare il tappeto, spingi sul piede, inspira ed espirando ritorna, inspira, espira piega, inspira, espira, spingi, inspira, espira, piega, inspira, espira, spingi, inspira, espira, piega, inspira, espira, spingi, ancora uno, piega, spingi, disegna dei piccoli cerchi, 4, 3, 2, uguale ma dall'altra parte, non far scendere la gamba, 3, 2, 1, benissimo, appoggia il piede sinistro dietro la gamba destra o davanti alla gamba destra, dove preferisci. Cerca però di tenere il bacino fermo, di non ruotare né in avanti né verso dietro. Gamba destra distesa, piede a martello, inspiro, sollevo la gamba verso il soffitto, espiro, ritorno senza appoggiare la terra. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Inspiro, ancora uno, tensione al fianco sinistro, non verso dietro, piccola insistenza espirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, rimani, disegna dei cerchi. 4, 3, 2, dall'altra parte. 4, 3, 2 e giù. Ruota bene pancia in su, abbraccia le ginocchia e porta la conto. Tieni la testa appoggiata, giù col mento. Rilassa bene la colonna, rilassa bene l'addome, tondo la destra e sinistra. Leggero massaggio sulla fascia lombare. Benissimo, ora spostati su un fianco. Porta le ginocchia al petto, appoggia le mani, guardandoti le ginocchia, arrotondando la schiena, usi le braccia, tieni su col busto e ti siedi. Ci sediamo, ci prepariamo per il rolling like a ball. Avviciniamo i talloni ai glutei, teniamo le ginocchia unite vicino al petto, le mani appoggiate sulle gambe, la destra sulla destra, la sinistra sulla sinistra, i gomiti aperti. Arrotondiamo la schiena, portando il mento verso lo sterno. E solleviamo i piedi dal tappeto. Ora inspirando andiamo a massaggiare la colonna attivando bene l'addome. Andiamo indietro, appoggiamo prima la parte più bassa della schiena, la parte più centrale, la parte più alta della schiena senza appoggiare la testa. Espirando appoggiamo la parte più alta della schiena, centrale più bassa senza appoggiare i piedi sul tappeto. Cercando di rimanere più compatti possibili, quindi non lasciamo salire i talloni verso il soffitto, ma cerchiamo di schiacciarli e comprimerli verso i glutei, le ginocchia al petto e i gomiti aperti. Inspira, vado verso dietro. Espira, sali, non appoggiare i piedi, controlla bene con l'addome, giù col mento. Inspira, vado verso dietro. Espira, salgo. Inspiro, vado verso dietro. Espiro, salgo. Attiva bene l'addome, massaggia bene la colonna. Inspira. Espira. Ancora due. Espira, non appoggiare la testa. Ancora uno. Espira. Appoggia i piedi. E lentamente, transizioni lente per non dare fastidio alla schiena, per non perdere tutto quello che abbiamo fatto finora, lentamente ci sdraiamo sul fianco sinistro. Anche qui, con gentilezza, portiamo in avanti il braccio per spostare leggermente la spalla per non comprimerla ora che appoggiamo la testa. Appoggiamo la mano davanti al petto, distendiamo le gambe e poi le portiamo leggermente in avanti per appiattire bene la fascia lombare. Punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, attivo bene il fianco, spingo bene il fianco sinistro su verso il soffitto, come se volessi creare uno spazio tra il fianco e il tappeto. Mantengo il bacino fermo al centro, inspiro, punta del piede verso il tappeto, tallone verso l'alto, espiro, ritorno. Inspiro, sollevo, espiro, ritorno. Inspiro, sollevo, espiro, ritorno. Inspiro, sollevo, espiro, ritorno. Inspiro, sollevo, espiro, ritorno. Ancora uno, inspiro, sollevo. Espiro, ritorno. Tengo la gamba sollevata in linea al fianco, non serve troppa ampiezza, il fianco è bello attivo, spingo verso l'alto. Ora porto il ginocchio davanti al petto, tocca il tappeto e poi spingi la gamba. Inspira, espira, avvicina, inspira, espira, allontana. Inspira, espira, avvicina, inspira, espira, allontana. Inspira, espira, avvicina, inspira, espira, allontana. Ancora due. Ancora uno, bacino fermo al centro, le mani. Ora disegna dei piccoli cerchi senza far scivolare la gamba verso il tappeto. Uno, due, tre, quattro anche dall'altra parte. Uno, due, tre, quattro. Ora appoggia il piede dietro davanti la gamba, dove preferisci, spingi bene il ginocchio verso il soffitto, non ruotare verso dietro col fianco, tieni i fianchi in linea, il bacino fermo al centro, usa l'interno coscia, gamba sinistra. Inspira, solleva, espira, ritorna. Inspira, solleva, espira, ritorna. Inspira, solleva, espira, ritorna. Ancora due, ritorna. Ancora uno. Rimani con la gamba sollevata, piccola insistenza, espirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani, disegna dei piccoli cerchi, 4, usa bene l'interno coscia, sali, 3, non scendere, 2, 1, dall'altra parte, 4,
3, 2, 1, benissimo. Appoggia bene la schiena e la testa sul tappeto, abbraccia le ginocchia e portala al petto. Comprimi bene la schiena, spalmala sul tappeto. Soffia, svuota bene fuori l'aria. Ti stendi le braccia lungo il corpo, appoggi i palmi delle mani, apri bene le spalle e fai scivolare la punta delle scapole verso i glutei. Appoggia i piedi mantenendo la punta dei piedi in avanti, le ginocchia aperte quanto le spalle. Ricordati di portare leggermente giù il mento verso lo sterno per non sollecitare la colonna cervicale. Ora inspira, al soffio dell'aria, retro verso il mio del bacino, sollevo la parte più bassa della schiena e la parte centrale. Lascia scivolare il peso del corpo sulle spalle e sulle scapole. Le ginocchia rimangono ferme e parallele, i glutei attivi. Inspira ed espirando retro verso il bacino, appoggio la punta delle scapole, poi appoggio la parte più centrale della schiena, ultima la parte più bassa. Inspira, espirando, solleva vertebra dopo vertebra la colonna dal tappeto, retro verso il bacino, attivo i glutei, salgo. Inspira, espira, vertebra dopo vertebra, appoggia e timbra la colonna sul tappeto, parte centrale, parte bassa, e di nuovo ancora uno, inspira, espira, sali fuori l'aria, inspira ed espirando ritorna, ultimissimo, inspira, espira, retroversione del bacino, sali, rimani, glutei stretti, piccola insistenza espirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani e ritorna senza collassare sul tappeto. Benissimo, lascia lì le braccia lungo il corpo, le spalle aperte e la punta delle scapole che scivola verso i glutei, giù col mento, solleva le gambe. Le gambe sono unite, le ginocchia sono rilassate, i piedi sono in flex. Inspira, soffio dell'aria, avvicina le gambe verso la fronte, sollevando leggermente la parte bassa della schiena. Inspira e poi espirando appoggia. Mi raccomando, non dati nessuno slancio, usa solo l'addome e se ti serve fai pressione con le mani, con le braccia sul tappeto per sollevare le gambe. Ma non spingerti e non darti slanci. Si sale piano e si scende piano senza collassare. Gambe che stringono una verso l'altra, ginocchia rilassate, piedi in flex, inspira, soffio dell'aria, avvicino le gambe verso la fronte, portando le ginocchia verso il mento. Rimani, inspira ed espirando appoggia lentamente la schiena. Solleviamo andando a cercare ancora qualcosa di più, quindi inspiriamo. Espirando, avviciniamo le gambe, solleviamo la bassa schiena e solleviamo la parte più centrale della schiena. Porta le ginocchia verso il naso, inspira e poi espirando lentamente riappoggia la schiena senza collassare. Usa le mani e le braccia, usa bene l'addome per non cadere con la schiena sul tappeto. Ora, se puoi, al soffio dell'aria, porta le gambe verso di te, porta i piedi verso il pavimento dietro la testa. Inspira, espira vicino alle gambe, chiudi bene l'addome, solleva la parte bassa della schiena, la parte più centrale, porta le ginocchia verso la testa, se puoi appoggia i piedi sul tappeto dietro la testa. Cerca qualcosa di più, spinge bene i glutei verso il soffitto, inspira, espirando stacca i piedi dal tappeto e srotola la colonna piano, prima le scapole, chiudi l'addome, poi scendi con la parte più centrale della schiena, poi scendi con la parte più bassa, usa le mani, non collassare. Lo facciamo ancora per una volta, inspira, non darti nessuno slancio. Inspira, avvicina le gambe, solleva la parte più bassa della schiena, solleva la parte più centrale, porta bene verso dietro le gambe e poi appoggia le dita dei piedi. Rimani lì.
inspira ed espirando ritorna piano, 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 piano. Ok, lascia le gambe sollevate, i piedi in flex, la schiena incollata, piccole sforbiciate espirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solleva la testa e le spalle continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grandi, 1, cambia, 2, concentrati di più sull'avvicinare la gamba alla fronte che non a portare in avanti l'altra, ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1, ginocchia al petto giù, testa appoggiata, mani dietro la nuca, sollevo le gambe, piedi in flex, piccoli incroci espirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solleva la testa e le spalle, continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scende e continua, 4, 3, 2, sali e continua, 4, 3, 2, scende e continua, 4, 3, 2, sale e continua, 4, 3, 2, e giù. Lascia le mani dietro la nuca, lascia la schiena spalmata sul tappeto, porta le gambe in tabletop. Ginocchia sopra i fianchi, talloni in linea nel ginocchio, punta dei piedi verso di te. Al soffio dell'aria una gamba si distende in avanti verso il basso senza sollevare la bassa schiena, l'altra col ginocchio spinge verso il petto senza portare il tallone al gluteo. E poi cambio gamba. Insieme espiro 1, espiro 2, espiro 3, espiro 4, espiro 5, espiro 6, espiro 7, sollevo la testa e le spalle, continua, gomiti aperti e su col mento, 3, 4, 5, 6, 7, continua a ruotare il busto cercando di avvicinare la spalla al ginocchio opposto, non il gomito, non piegare il gomito, espira 2, espira 3, espira 4, espira 5, espira 6, espira 7, 2 insistenze espirando, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, molto bene, abbraccia le ginocchia e porta la testa, appoggia la testa sul tappeto, soffia e svuota fuori l'aria. Ora lascia la testa appoggiata, lascia la fronte lineamente, appoggia i piedi sul tappeto. Lascia le ginocchia aperte quanto le spalle e vai a appoggiare le mani sulle costole appoggiando i gomiti a terra. Non preoccuparti per la schiena, lascia che si appoggi sul tuo tappeto nel modo più naturale possibile. Leggermente però porta il mento verso lo sterno. Ora chiudi gli occhi e concentrati solo sul tuo respiro. Inspirando, con le mani leggermente tira le costole verso l'esterno e risucchia dentro il pellicolo. Trattieni lì l'aria. Ora espirando, con i palmi delle mani leggermente fai pressione sulle costole per avvicinarli e accompagna bene l'ombelico verso il soffitto. E di nuovo. Inspira, tira le costole verso l'esterno, risucchia dentro l'ombelico, espandi bene il torace. Tieni. Espira, avvicina le costole, spingi l'ombelico verso il soffitto. Benissimo, ora sposta le mani sulla pancia e vai a completare il tuo respiro. La respirazione diventa diaframmatica, l'aria non si ferma nella parte più alta, ma inspirando scende giù nella pancia, immagina di avere un palloncino nella tua pancia, immagina di gonfiare il tuo palloncino. Inspira, spingi la pancia nelle mani, porta bene l'ombelico verso il soffitto. Ora trattieni l'aria ed espirando
Immagina il tuo palloncino che si sgonfia, porta l'ombelico verso la colonna e con le mani vai a percepire l'addome che leggermente si contrae. Vai, fuori l'aria. Ancora, inspira, palloncino immaginario che si gonfia. Inspira, prendi bene aria dentro dal naso. Quando pensi di non poter più inspirare, inspira ancora. Tieni. Ora espira profonda aria fuori dalla bocca. Quando pensi di non poter più espirare, espira ancora. Ultimissimo, inspira, palloncino immaginario che si gonfia, spingi la pancia nelle mani, spingi l'ombelico verso il soffitto, lascia fuori l'aria. Molto bene. Porta le ginocchia al petto e comprimi bene la schiena sul tappeto. Soffia e svuota fuori l'aria, rilassa le braccia e le spalle. Ora lentamente spostati su un fianco, porta le ginocchia al petto, curva la colonna, guardandoti le ginocchia, usa le braccia e solleva il busto. Vieni su, ci sediamo. Ci sediamo con le gambe incrociate, andando a percepire bene l'appoggio degli ischi sul tappeto, quindi attivando ancora bene l'addome e spingendo ancora la colonna verso l'alto. Appoggiamo leggermente le mani sulle ginocchia, apriamo bene le spalle, avvicinando bene le scapole. Di qui lentamente facciamo scivolare il mento verso lo sterno. Lentamente ruotiamo, portiamo la rete destra verso la spalla destra, poi lasciamo scivolare la testa pesante verso dietro finché non arriviamo, portiamo l'orecchia sinistra verso la spalla sinistra e poi portiamo giù il mento verso lo sterno. Le spalle del naso uguale dall'altra parte, orecchia, spalla, vado verso dietro finché non arrivo. Orecchia, spalla e giù col mento. Sollevo lo sguardo in avanti, le spalle aperte, le scapole vicine. Sento gli ischi appoggiati, ho l'addome attivo, sciolgo bene le spalle senza dare sbalzi alla schiena. Uguale lo faccio anche dall'altra parte. Benissimo. Ora appoggio le mani sul tappeto, appoggio anche i piedi. Usando le gambe e le braccia ci solleviamo, lasciamo i piedi uniti, lasciamo giù il busto, lasciamo lo sguardo verso le ginocchia, spingiamo ancora bene la bassa schiena verso il soffitto. Rimaniamo lì per due bei respiri. Poi inspiriamo ed espirando srotoliamo la colonna vertebra dopo vertebra senza fretta, prima la parte più bassa della schiena, la parte più centrale, la punta delle scapole, le spalle, il collo e il mento. E quando sei su, apri bene le spalle. Benissimo, divarica le gambe, piegale leggermente. Due bei respiri e ti lascio subito andare. Inspira, solleva le braccia verso il soffitto e giù le spalle. Espira, fuori l'aria, giù le braccia. Ancora uno, grande, grande. E fuori l'aria. Benissimo. Grazie mille a tutti, buona serata. Vengo a dirvi ciao. Ciao a tutti, grazie mille, buona serata, alla prossima. Ciao, ciao Walter, ciao, a lunedì, ciao, ciao.